Carmine, mi senti? Sì. C'è. Sì, grazie Carmine. C'è un applauso perché? Perché Pietro Tribuiani, anche se aspettiamo l'ufficialità del voto, però abbiamo tutte le sezioni, per 59 voti pensate, non è stato eletto sindaco di Giulianova. Attendiamo l'ufficialità, però Pietro Tribuiani, un grande recupero, 277 voti la dividevano da Costantino al primo turno, 61 voti in questo secondo turno, c'è soddisfazione per il recupero, ma amarezza per questo risultato così beffardo, se vogliamo. Beh sì, abbiamo fatto un grande recupero, però per una manciata di voti sembrerebbe che non ce l'abbiamo fatta. Dispiace, c'è l'amarezza perché abbiamo fatto un ottimo lavoro. Perdere per così per una manciata di voti è veramente amaro. Un applauso tributato da tutti i suoi collaboratori proprio perché è stata una grande battaglia, una grande campagna elettorale, un grandissimo ballottaggio. Sì, sì, no, ringrazio tutti comunque perché abbiamo fatto un ottimo lavoro, quindi li ringrazio veramente tanto perché abbiamo fatto, secondo me, un qualcosa di eccezionale. Arrivare a questi numeri, quindi devo dire solo grazie a tutti e basta. Che opposizione a questo punto sarà, se sarà opposizione? Ah, sarà un'opposizione costruttiva sicuramente, adesso vedremo, diciamo, adesso è prematuro parlare di opposizione. Quando c'è uno scarto così minimo viene anche qualche scrupolo, magari si poteva fare qualcosa di più, però sinceramente mi sento che abbiamo fatto, secondo me siamo andati anche oltre quello che erano le nostre capacità, abbiamo fatto una battaglia impari anche per quanto riguarda la campagna, una campagna per noi è stata con parsimoniosa, mentre dall'altra parte è stata sfarzosa, hanno iniziato molto tempo prima, quindi dobbiamo fare dovute considerazioni, mi sento vittorioso piuttosto che sconfitto. Tribuiani, i suoi avversari, quelli del primo turno, le forze di centrosinistra, hanno remato pro Costantini proprio perché hanno ribadito al centrodestra la Lega, questo comune Giulianova non doveva andare, c'è amarezza anche per questo tra virgolette accanimento? Ma sì, è molto probabile perché i numeri dicono questo, probabilmente una parte ci ha dato fiducia, però effettivamente dai numeri sembrerebbe proprio che una parte della sinistra abbia probabilmente appoggiato Costantini piuttosto che più che appoggiare hanno votato contro di noi, diciamo così.